Ciao mondo, oggi testo un sushi che ho acquistato al Lidl. È una novità perché al Lidl non l'avevo mai visto. Ho pagato 4,99€ o 4,90€, insomma, meno di 5 euro. E sono 200 grammi. Allora, intanto ha la salsa al wasabi, però questo sapete che non lo mangio. E poi ha questa come salsa di soia. Ok, let's try. Allora, assaggio così senza salsa e poi provo con la salsa. Allora, senza salsa testo questo bello nero che mi gusta. Questo qua va che carino però, Allora, il riso è condito. È abbastanza compatto. È freddo il giusto, come dovrebbe essere da banco frigo, non congelato come mi è capitato. Proviamo la salsa. Buono con la surimi però. Mettiamo un po' di così sotto, così va un po' ovunque. La salsa non è male. Proviamo questo. È forse un po' troppo pastoso, però non è male. Cioè, per costare così poco non ha fatto male. Poi qui abbiamo un bel pezzone di salmone. Voilà. Riusciamo a staccarlo, vediamo com'è. Non male. No, devo dire che è buonissimo. Non me l'aspettavo. Certo, ho qualche piccolo difettuccio legato alla grande distribuzione in generale. Cioè, nel senso che il riso è un po' troppo pastoso, però è buonissimo, cioè 5 stelle per loro. Considerando che costa anche 5 euro. Il riso è ben condito, non è scondito come mi è capitato una volta. Ho cotto bene anche il gambero. Non male, sai. Sia con che senza salsa di soia non è male. Provo questo che dovrebbe avere dentro i peperoni. Salsa spalmabile. Fuori piccantello, vedete che anche con la salsa di soia, se il riso è fatto bene, non si slega. Buono questo, buono quello al peperone. Allora, questo è stato un ammollo della salsa di soia. Questo per far capire che se il riso viene condito bene, viene cotto bene, cioè viene cotto in la maniera corretta e si usa il riso giusto, rimane compatto anche se rimane in ammollo nella salsa di soia. Se vi faccio vedere che lo mangio, questo è il salmone con il cetriolo e penso sia un pezzo di formaggio, se lo dico. No, frittatina. Vedete, non slega. Probabilmente è stata sfortunata quella volta là, che era scondito e non era legato ed era congelato. Cioè, per freddo intendo proprio freddo. Come se fosse rimasto 2 giorni dentro la cella frigorifera. Questo invece è... Forse è un pelino troppo cotto il riso, però non è male, cioè è davvero buono.
Complimenti, molto molto buono, non me l'aspettavo. Chi che lo produce? La NSG Factory SRL di Segrate. Buono, sai, molto molto buono, complimenti. Se lo trovate al Lidl, questo è il sushi di tipo commerciale. Meno caro che abbia mai comprato, con la resa migliore. Perché nonostante costi 5 euro, poco meno di 5 euro, 4,90 tipo. Però è buono quanto quelli degli sushi. Questo è ben cotto il riso, è solamente lievemente più cotto, cioè come se avesse cotto un minuto in più. Però buonissimo, complimenti.